È una legge che ha da subito alcuni input di semplificazione. Cito solo due esempi. È l'omogeneità della modulistica a livello regionale e quindi non avremo più comuni, province, ognuna diversa dall'altra e soprattutto il divieto delle amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documentazione che già possiedono. Ce ne sono altre di norme utili, ma soprattutto c'è anche un tavolo con le forze sociali e con le imprese per riuscire ad esaminare i processi più complessi e semplificare liberamente. Oggi siamo in una situazione molto complessa per la crisi economica che rende la vita più complicata e più difficile a tutti noi. Noi amministratori dobbiamo avere un comportamento con grande rigore e sobrietà, ma soprattutto dobbiamo anche lavorare per rendere più facile il rapporto fra amministrazione, cittadini e imprese. Innanzitutto quando ci si avvicina alla pubblica amministrazione per richiedere un'autorizzazione, un accesso a dei servizi, pensiamo servizi anche alla famiglia, vengono richieste molte volte certificazioni che in realtà, se pensiamo alle imprese, ad esempio Camera di Commercio o altre molte volte le aziende sono già certificate. Se pensiamo ai cittadini, documentazione che in realtà dai redditi, dalla composizione familiare, la pubblica amministrazione ce l'ha già. Quindi molti investimenti sulla parte informatica, banche dati, e noi come regione lavoreremo in questo senso insieme alle altre amministrazioni, in modo che i dati, le informazioni siano in modo orizzontale possibile garantire che avvenga il passaggio senza l'intervento del cittadino. Questo vuol dire anche meno costi per il cittadino o per l'impresa.